Carissimi amici della Pogonotomia, buona domenica. E oggi rasatura con una novità. Abbiamo il Rasolution 4 Edge, che è un rasoio che ho trovato nella Herbe for Men, tedesco, Söhringen, che ho trovato in un negozio a Roma e ho detto ma la prendo perché è particolare. E io non avevo mai visto una cosa del genere, probabilmente. Ecco, vedete com'è. Queste sono le istruzioni, è un rasoio a due lame. Questo è praticamente un multilama tradizionale, diciamo così, un esperimento probabilmente. Ora, è una cosa curiosa, lo togliamo dalla confezione, è un rasoio tedesco, insomma, di metallo, sono anche versioni, vedete com'è, questa testa molto chiusa, no? Che necessita poi di una rasatura chiaramente verticale. Non sarà un rasoio molto aperto come ad esempio l'R41, quindi sarà un rasoio strano, no? Questo pettine monta due lamette, quindi alla chiusura della rasatura corrisponderà un'efficacia dovuta alla doppia lametta. E io vorrei oggi provarlo con le due lamette considerate forse più efficaci, una Kai e una Feder, quindi una roba. Io metterei nella parte, facciamolo subito, andiamo alla parete della lametta. Ecco qua, questa è la lametta, Kai. Qui abbiamo la Feder. Allora, io direi che smontiamo il pettine, vediamo come va, perché è un esperimento questo. Allora. Il primo strato, che è il più alto, quindi il secondo che attacca il pelo, io metterei la Feder, che è la più dura, ed è quella, diciamo, non stylus, pura. Quindi userei la Kai come lama d'approccio e la Feder come lama di finitura, perché poi alla fine questo è il principio. Allora, quindi la Feder è un esperimento. Prima lama. Ecco qua. Poi c'è questo pettine intermedio. Vedete? Vedete? Guardate, sì, mattina presto. Poi ci va l'altra lama. A questo punto, facendo attenzione a non ammazzarsi tagliandosi, ecco la Kai. Ecco qua. Sì, sempre l'autofocus al contrario. Eccolo qua, come funziona. Doppia lama proprio. A questo punto il pettine viene proprio. Vedete, lo seriamo con il suo buon manico. Le lame vengono proprio, spero che si veda, vengono proprio piegate. L'esposizione non è da ridere, cioè. Non sono molto esposte, però sono due. E vediamo. Kai e Feder che lavorano insieme, pensate. Montate sullo stesso rasoio. Allora, ho messo a bagno un Simson sintetico, lo strizziamo un attimo e andiamo a prelevare un po' dell'ottimo sapone pirata di Extra Cosmesi. Prelevo direttamente la con il pennello non bagnato ma umido.
prelevo una quantità adeguata in modo perché con le ditate io ho notato che tendono queste paste di sapone a essere, come dire, un po' sprecate, nel senso che tanto sapone rimane poi a fondo della ciotola ancora duro. Invece così è vero che un pelo d'acqua entra, però in realtà tutto il sapone viene utilizzato bene, no? Senza sprecarne. Con la ciotola bagnata, quindi andiamo a montare questa barba di 2 giorni e mezzo. Aggiungiamo un po' d'acqua, lasciamo venire calda chiaramente. Pirata, che è una fragranza molto classica, monta molto bene come potete vedere con pochi giri, con un po' d'acqua per i miei gusti, guardate che zuppa di crema, crema. Allora, bagniamo il viso e iniziamo a provare questo foretto. Acqua calda con la prebarba. Sintetico, chiaramente un gran pennello sintetico, uno dei migliori in commercio. Molto molto morbido. Ideale anche per montaggi veloci in viso. Io lo porto in viaggio, questo ad esempio. Eccoci qua. Adesso mettiamo alla prova questo Resolution 4 Edge. È un multilama tradizionale. Kai in basso e Feder a ripresa. Ecco, vedete che come verticale, no? A differenza dei normali rotori di sicurezza. Allora, le due lame si sentono, eh? Faccio un po' fatica, abituato ai rasoi di sicurezza tradizionali che hanno la testa molto più aperta, questa è chiusissima, a tenerlo così verticale, no? A tenerlo dritto. Specie in questa zona dove vedete che il manico va a impedirmi l'inclinazione che vorrei. Ecco, direi che forse usando un manico un po' più corto potrebbe essere la soluzione. Proviamo a usare un manico più corto. Vediamo un attimo.
Vedete come queste cose si fanno in diretta proprio, no? Allora, smontiamo il manico lungo. Prima volta che lo proviamo, quindi ci può stare. E montiamo il manico più corto, il tackway piccolino dell'Icon. Eccolo qua. Sentite il tac che fanno le lamette. Poi vogliamo si può anche tenere. Ecco qua. Così, forse più gestibile. Molto più gestibile, sì. Allora, la sensazione è strana, chiaramente, no? Perché abituati a una tecnica completamente diversa, ci ritroviamo a dover utilizzare un rasoio diverso dai tradizionali che usiamo di solito. Però è efficace. Le lamette si sentono molto. Lavoro. Ecco qua. Beh, in prima passata ha tolto moltissimo. Qualcuno. Proviamo a vedere il pelo obliquo, quindi diciamo per passata promosso, anche se è molto particolare ed è proprio un oggetto che non, come dire, non, come si fa, ecco, che non, uno può anche non avere, ecco, però lo sfizio, no? Un doppia lama io non l'avevo mai visto. Avevo visto un rapira, però molto più cheap. Costa sulle reti online anche sui 60 euro, quindi anche accessibile. Potrebbe essere l'ideale per chi magari non vuole, non riesce a utilizzare la tecnica del normale DE, questo chiaramente è facile perché vai giù in verticale. Canta anche bene. Ecco, va tenuto praticamente parallelo al senso del viso. Vedete? Così. Che è innaturale per un DE, quindi si tende molto a. Però più facile. Probabilmente qualche purista potrebbe storcere il naso, eh? Non a torto, eh?
Ok, seconda passata andata, c'è un po' di... Ecco, forse qua. Non ci sarei bisogno di una terza, ma la facciamo lo stesso, dai. Mettiamo il rasoio, diviso. Così lo vediamo anche in contropelo. Eccolo qua. Andiamo su con sicurezza. Che dire, è una... Un oggetto particolare. Ecco qua, perfetto, BBS, devo dire che a livello di, efficacia ha fatto solo bene. Ha fatto il suo dovere, vedete? Perfetto. A questo punto non resta che mettersi la barba. Io ho scelto per oggi, visto che piove, siamo a essere a Londra, un Arlington. Qui sembra di essere a Londra. Io vi voglio giornata bella. Oggi dicono che sia variabile. 2 o 3 giorni fa, bombe ad acqua. Perfetto. Allora, che dire di questo rasoio? Ma sicuramente che il Resolution 4 Edge, Resolution 4 Edge, mettiamolo qua, con il manico Tankway, non è il suo manico. Ma innanzitutto è un rasoio che... E con un po' un prototipo, c'è un po' una novità, diciamo, che non era, come dire, contemplata, insomma, non è mai stata vista, insomma, con frequenza nel mondo della rasoio tradizionale. Questa testa molto bombata, questa chiusura così stretta, le doppie lame, insomma, funzionale funziona, avete visto, non lascia praticamente nulla. La domanda è: ne sentivamo la mancanza? Ma non lo so, sinceramente no, cioè, nel senso che non è che mi abbia particolarmente tolto un problema, cioè io non ho problemi a farmi la barba con un normale Edwin Jagger, con un normale, insomma. Chiaramente ho utilizzato 2 lame dei più efficaci, quindi l'ho proprio caricato con, diciamo, i proiettili più potenti. E a dire il vero, addirittura qua c'è un piccolo red point, vedete, guardate, mi ha fatto un red point. Piccolissimo, cioè, quindi è comunque efficace. Chiaramente
potrebbe servire con lamette magari meno aggressive. Vedete qua, un piccolo red point. Potrebbe servire a chi magari non ha voglia di impararsi la tecnica della sicurezza. Questo lo utilizzi un po' come un multilama, però tradizionale. Adesso smontiamo. E quindi niente, secondo me potrebbe essere un rasoio adatto, ad esempio, a una persona magari che vuole avvicinarsi in maniera graduale a questo mondo, no? Quindi invece di prendere, come vedete che adesso lo smonto, invece di prendere, togliamo la prima lametta, la mettiamo nel cimitero delle lamette, poi secondo pettine, la seconda lametta da Federo, anche se nel cimitero delle lamette, non prendetele così a casa, eh. Quindi niente, praticamente è un sciacquo, è un rasoio che diciamo che potrebbe essere un'alternativa a chi non vuole più mano libera, il mano libera multilama, scusate, però vuole qualcosa di tradizionale, pur volendo, come dire, una rasatura con una tecnica diversa, con la tecnica diciamo del multilama che si utilizza. È inutile negarlo, si utilizza in questo senso qua, no? Cioè, come multilama, dritto, parallelo, verticale, non c'è problema. Io vi saluto, vi ringrazio, spero di avervi fatto una piccola sorpresa per prendere questo rasoio un po' particolare, un po' eccentrico, e ci vediamo al prossimo video. Buona barba a tutti.